Bella ragazzi, sono Mello Flame, da Twitch Conovidi, siamo sempre con Vietale. Bella. Quindi buongio. Bella a tutti. Siamo qui con... spiega meglio Paolo. Imperium, le grandi battaglie... No, siamo con Imperium. Siamo qui con Road to Commander, come dice, come vedete, Imperium, RTC, RTC Road to Commander su Imperium. Merlo si accingerà a giocare la mappa da me creata, da me e mio fratello. Fai prova mappa. Buona visione. Vi linkiamo il canale sotto del fratello di prove. Ok, parte il dialogo, iniziare. Capo degli anziani. Vuoi leggere? Chi vuole leggere? Sono tempi duri per il popolo egiziano. Ma io sono anticappato a leggere. C'è giunta notizia dalla capitale che il nostro sovrano Amenhotep è stato assassinato. Non si sa chi sia l'artefice di questo nefando delitto. Il paese ora si trova nel caos. Ma capito. Chi è morto? Il faraone. Com'è possibile che qualcuno sia riuscito ad uccidere il faraone? Si dice che sia stato avvelenato mentre celebrava un banchetto in onore di Osiride. Si pensa ad un complotto di palazzo. Ora il Gran Consiglio di Memphis ha temporaneamente eletto il Gran Visir Amenhotep e sta indagando su quanto accaduto. È terribile quello che è accaduto, ma almeno per adesso il popolo ha una guida. Ma allora chi sarà il successore di Amenhotep? Infatti egli non aveva figli ed era unicogenito, quindi non aveva alcun nipote. Molti si sono candidati, ma non tutti sono degni di tale onore. E a Memphis stanno prendendo tempo per decidere. I candidati arrivano da tutti i villaggi dell'Egitto. E noi non abbiamo ancora presentato un candidato. Belli teste. Per questo, oltre a voi, qui al consiglio ho convocato il giovane Mentuotep. Un bravo combattente, ma ancora con poca esperienza. Mentuotep? Ma è ancora troppo giovane. Ah, qua fanno tutto il pippone adesso. Non è pronto per una tale impresa. Poi non credo goda di buona fama, dato le sue dubbie origini. Anche se è inesperto, quindi non vuol dire che non possa dire... c'era... dubbie origini, quindi se uno è gay non può... No, non so. In passato ha dimostrato di essere... Dopo viene spiegata sta cosa. Ah, okay. In passato ha dimostrato di essere all'altezza del suo retaggio, difendendoci dalle insidie nemiche. Io direi di dargli una possibilità. Anch'io. Sono d'accordo. Io non penso ci possa riuscire. Vabbè, va avanti qua tanto. Io penso invece che con un po' di esperienza sul campo ci possa riuscire. Vai. Okay. Mettiamole i voti. Chi crede che Mentuotep sia all'altezza di tale compito? 1, 2, 3, 4. Vai. Chi invece non è d'accordo? 1, 2, 3. Ah, sì, lì, sotto. Il consiglio ha dunque deciso. Mentuotep è il nostro candidato. Olla. È un onore per me rappresentare. È un onore. È nero, ecco perché non volevano. È nero. È un onore, sono tutti neri. Vi assicuro che non vi deludo. Questo non è razzismo, ragazzi. Ah, ok. Vai, vai. Questo dovrai dimostrarlo appieno. Il consiglio ha un incarico per te. Portalo a termine per accrescere la tua esperienza e per dimostrarti degno del ruolo che ti è stato assegnato. Sono pronto, ditemi di che si tratta. Ultimamente stanno accadendo cose strane qui al villaggio. Crediamo ci sia una spia tra gli abitanti. Trovala, fatti dire per chi lavora e uccidi. Dopodiché, dopodiché torna qui e discuteremo sul da farsi. Sarà fatto. Ok, adesso parte il gioco. Seleziona. Prova a uccidere la spia. Seleziona Mentuotep. Ok. Vai su le abilità. Ok, fatti 5 di armatura. Quella arma- no, quella, quell'armatura che vedi. 5. 5 di armatura e 5 di, dell'ultima roba. Ok, perfetto. Adesso poi metti la mappa. Cosa ho fatto adesso? Vedi? C'è l'obiettivo. Adesso siamo arrivati al villaggio. Seleziona Mentuotep. Madonna ragazzi, che fatica. Vai sul terreno, devi parlare con degli abitanti. Quindi vai in cerca degli abitanti e quando ti appare un punto esclamativo sopra l'abitante vuol dire che puoi parlarci. A caso? No, a caso. Cioè, ce n'è uno all'inizio, via di là, destra, destra. Appena entri al villaggio, ecco lì, lì. Vai lì, vai lì. Tasto destro. Oh. Scusate, sapete qualcosa di una spia che si aggira nel villaggio? Sicuramente. Io non so nulla di questa spia. Sai, io mi faccio solo gli affari miei. Strano, di solito le voci girano da questa parte. Senti, mi dispiace, ma non so proprio come aiutarti. Io non so niente, non so niente. Va bene, grazie lo stesso. Brutto balbuziente del cazzo. Non mi convince, sembrava impaurito. Di certo qualcosa non va. Continuo nella ricerca. Giusto. Parte il dialogo a cazzo. Fin quando non riusciranno a prenderlo, non credo che finirà. Ma Samif, io ho paura. Ti capisco, anch'io ne ho. Ma fin quando ci sarà, ci sarò, io non ti farà mai danno. Eroe. Come? Come? No, ma così zozzo. Come puoi essere sicuro? Sì. Guarda, beh, è l'immagine del gioco, non posso farci. Ha ucciso Maruf. Cosa pensi che ti...
vostra anche conoscenza, lo sapessi che l'impedirà di uccidere anche te o tutti noi. Per i nostri iscritti, Maruffi è il marocchino in paese nostro. Vedrai che tutto questo finirà prima o poi. Il consiglio è stato avvertito e ben presto risolverà la situazione. Oh no. E come fai a dirlo? Vabbè, posso stare. Ci sta. Ok. Lo so, calmati adesso. Torniamo a casa. Sì. La gente sembra terrorizzata. Devo risolvere la cosa il più presto. Continuerò a cercare. Forse riuscirò a sapere di più su questa spia che incuti te. Adesso devi andare un po' a cazzo per cercare gli altri abitanti, però dentro il villaggio, possibilmente. Il villaggio finisce lì. Cioè, guarda che altro. Piano, piano, zio, che non vedi un cazzo così. Ecco. Scusatemi, ho sentito di recente che una sim si gira nel villaggio. Potreste dirmi qualcosa al riguardo? Ma dai, io so solo che questa spia è qui al villaggio da qualche parte, ma non so bene dove. Grazie. Non importa, chiederò a qualcun altro. Posto. Adesso devi andare in Jumisa, che è l'ultimo. Mi pare che sia lì, perché l'ho messo a caso. Ecco. Chiedo scusa, volevo un'informazione. Non otterrai nessuna informazione da me. So che ti mando il consiglio per eliminare la spia, ma io non so niente di questa spia e anche se lo sapessi non te lo direi. Il consiglio non ha fatto nulla fino ad ora per fermarla. Se fossi intervenuto subito quando la spia ha commesso il primo omicidio, capisco, ma io sono venuto per rimediare a tutto questo. Se mi aiuterai avrai la protezione del consiglio. Sparisci che si fotta il consiglio e la sua protezione del cazzo. Questo non l'ho scritto io, questo dialogo. Forse un giorno ti dovrai ricredere su questo. Scusate, sapreste dirmi qualcosa di una spia che si aggira da queste parti? La spia. Oh sì, quel figlio di puttana ha ucciso mio fratello. Ma è ancora qua in giro che le spia. Ha provato a parlare con le guardie, ma loro non riescono a trovarlo. Voglio giustizia per mio fratello. Bravo. Sono qui per questo. Tuo fratello avrà la sua giustizia e questo villaggio la pace che si merita. Se mi aiuterai a trovarlo, eliminerò quel bastardo per sempre. Ah, certo che ti aiuterò. Girano voci che sta preparando un attentato al capovillaggio. A quanto si dice, questo spiegherebbe perché avrebbe ucciso mio fratello, Maruf. Infatti era la guardia che sorvegliava Misaf, il capovillaggio. Ora senza la sua guardia migliore si troverà in pericolo. Quella spia è molto pericolosa. La cosa migliore da fare è coglierlo di sorpresa. Se sta preparando un attentato al capovillaggio, probabilmente dovrà fare un sopralluogo al centro del villaggio, dove è più probabile ci sia Misaf. Dare un'occhiata ai dintorni del centro del villaggio, forse lo troverò. Dai. Sii prudente, lo sarò di certo. Grazie per le informazioni. Vendicherò presto tuo fratello. Che gli dei ti proteggano. E adesso andiamo. Adesso vai al centro del villaggio. È la struttura dove sei andato prima. Ecco. Vai lì. Questo è il centro? Sì, questo è il centro del villaggio. Ecco. Ehi, tu, dove hai intenzione di andare? Dio. Veramente? Spia? Veramente? È cattivo. Ora pagherai per tutto. Fatti vero. Ed è sconto. Ed è per strada. Quindi non lo so io. Razzismo. Scusa, siamo in Africa. So chi sei, io lo pagherò. Dai. Andiamo avanti. Non so di cosa tu stia parlando. Ma ladino, ti prego, lasciami in pace, non ho niente a che fare con te. Vai avanti. Non mentire, vigliacco, eri qui per uccidere il capovillaggio, ma per tua sfortuna sono arrivato appena in tempo prima che tu ci riuscissi. Davvero credi che sia veramente io la spia di cui tutti parlano? Io sono solo un semplice forestiero, ma a causa della mia origine tutti credono che sia io il fattore dell'omicidio. Perché è razzismo. Ma è assurdo. Tuttavia posso darti un'informazione utile. Poco fa ho visto un uomo sospetto che si allontanava da qui, diretto al sud. Sembrava piuttosto di fretta. Chissà cosa stava tramando. Forse sarebbe meglio se lo controllassi di persona. Magari è proprio lui l'uomo che cerchi. C'è la prima scelta: o uccidi lo straniero o risparmi lo straniero. Qua Marlo, il tuo razzismo prenderà sopravvento. Uccidilo nel suo caso. Vuoi risparmiarlo, Marlo? Ma dai. Uccidi. Marlo sta pensando cosa fare. Sono scelte importanti. Scelte importanti. Sembra che risparmi Skype appartenendo in casa. No! Anche se non mi fiderei mai di uno forestiero, alla fine il lato buono di Merlo è venuto fuori. Quello, se dici la verità, e la verità e la vera spia sta scappando, non posso assolutamente permetterlo. Sta scappando, ha preso un cammello, prendetelo. Cazzo, scappando su un cammello. Eccola, vedi che... Oh no, è lui, devo fermarlo.
Oh, sco, sta scappando, incoglielo. Sta scappando su un cammello. Sì. Ignorante, ma figurarsi nei cavalli il cammello. Sì. Vai, vai, veloce, veloce, se no perdi. Sto attaccando. Oh, l'hai preso. Finalmente ti impugno. Ah, ma guarda un po' chi ho trovato. Hai perso troppo tempo a fuggire. Ora dimmi perché sei qui. Ma tira un po' sulla giuola. Anche se tu riuscissi ad uccidermi, sappi che io sono solo la pedina di un gioco più grande. Ma no, così ignorante, ti resta un po'. Se non ci riuscirò io. Hai specificato una mia. E tu che non mi metti quello su, cazzo. Ma come? Beh, che cazzo capisci? C'è un cerchio. Ma non capisci uno. C'è un cerchio di luce. C'è una grave, beh. Ah, ma perché quando c'è il dialogo si blocca la schermata. Si blocca la schermata. Ma ora aspetta. Ma ora aspetta a me, tale onore. E finalmente ti ho trovato, dai. Ok. Eri me che cercavi. Bene, facciamola finita. Se non piacere. È lì. Uccidilo. Beh, è partito in automatico. Seleziona Mentor. Seleziona Mentor. Ah, per guarirti, premi C. G. E ti colpisce. Ma io sono morto. Grazie. È morto carbonizzato. Sì. Grazie. Ma io. Da qui basta. Hai usato il potere del sole? Hai fatto tutto. Vai. Hai detto, attaccalo. Ah, fa la colpo del sole di Grilling. Non sapevo che attaccasse da solo. Ho fatto solo il mio dovere, quello che il consiglio riteneva giusto. Per il mio villaggio, questo è altro. Che ti proteggono nel tuo cammino. Adesso? Torna. C'è l'obiettivo, torna al consiglio. Entra. Ok. Ti vedo di ritorno. Hai compiuto la missione che ti avevamo assegnato? Certo, e ho appreso delle informazioni dalla spia prima che la uccidessi. Sentiamo. Prima di morire mi ha fatto capire che in realtà non era il villaggio per uccidere Masife, ma per uccidere me. Ero io il vero obiettivo. E c'è di più, a quanto pare non agiva da solo. Dei guerrieri sconosciuti, probabilmente alleati della spia, hanno attaccato le guardie prima che potessero prendere quei guerrieri che hai visto. Stavo fuggendo in groppa un cammello. Non si può sentire, ragazzi. Il cavallo, c'è il tempo. Cazzo, perché c'è i boni, cazzo. Non l'ho fatto io sto dialogo, cioè gran parte dei dialoghi ha fatto mio fratello e qua si vede l'ignoranza. Non c'è dubbio, lo spia lavorava per qualcun altro. Dai. Interessante, la faccenda sembra essere molto più complicata del previsto. E ora cosa dovremmo fare? Abbiamo scoperto solo che questa spia non agiva da sola, ma per il resto sappiamo ben poco. Io avrei una proposta, sentiamo. A quanto ho sentito nel villaggio a sud di qui ci potrebbe essere qualcuno che ne sa qualcosa, sicuramente molto più di noi. Continua. Non so bene di preciso chi abbia le informazioni che ci servono per far luce su questa vicenda, però qualcuno potrebbe recarsi al villaggio, parlare con alcuni abitanti e scoprire ulteriori informazioni. Buona proposta. D'altronde mi sembra non ci siano altre alternative. Mentor, per ora che hai dimostrato il tuo valore uccidendo la spia, il consiglio ti affida quest'altro importante compito. Cerca di scoprire più che puoi, sono certo che non uccidere il consideratelo fatto. C'è l'obiettivo, raggiungi il villaggio sud. Fermati, vai. Beh, bene ragazzi, abbiamo fatto la prima missione. Oh, fermati. Fermati. Cosa fai? Dopo. Ok, si è fermato. Ok. Signori, direi penso che... Penso che per la prima parte... Oh, vado avanti la erba. Per la prima parte... Ci campa, attenzione. Penso che per la prima parte... Per il primo video può bastare così. Era solo un piccolo introduzione. Vabbè. Ovviamente voi supportate la serie, 10 like. Mi raccomando. Per il prossimo episodio. E ragazzi, alla prossima. Ci vedremo con la prossima missione. Saremo al villaggio. Bella. Bella. Bella a tutti.